Per la prima volta nella storia del Tesoro di San Gennaro, circa 90 capolavori artistici del tesoro, tra cui la collana in oro, argento e pietre preziose realizzata da Michele Dato nel 1679 e la mitra in argento dorato, che compie proprio quest'anno 300 anni, di Matteo Traia, lasceranno Napoli alla Volta di Roma, dove saranno esposti al pubblico dal 30 ottobre 2013 al 16 febbraio 2014, presso Palazzo Sciarra, sede della Fondazione Roma Museo. L'esposizione, curata da Paolo Iorio, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro, e Ciro Paolillo, esperto gemologo e docente dell'Università La Sapienza di Roma, con la consulenza di Franco Recaratesi, mostra una delle collezioni di arte orafa più importanti al mondo, fuori da Napoli, dove da secoli sono custoditi in una banca i tesori più preziosi, mentre gli altri sono nella sede di Via Duomo del Museo del Tesoro di San Gennaro, che proprio quest'anno compie 10 anni di vita, e il 15 agosto, altro compleanno, per l'iniziativa Ferragosto d'Arte, con un'apertura particolare, una particolare visita del Museo del Tesoro di San Gennaro. Beh, da oggi il rapporto di partnership tra il Comune e la Fondazione del Tesoro di San Gennaro diventerà sempre più intenso, perché noi siamo consapevoli di possedere come città un patrimonio inestimabile da ogni punto di vista, innanzitutto da quello dell'identità della città, della sua religiosità, dei suoi percorsi culturali. Le più grandi stagioni dell'arte, della cultura, da quelle del 600, del 700, sono in qualche modo contenute in questo accumulo di grandi oggetti di straordinario valore. Un grande orgoglio, ed è un motivo di grande felicità perché rappresenta Napoli. La mostra si chiamerà Il Tesoro di Napoli, capolavori del Museo di San Gennaro. Per la prima volta nella storia alcuni dei più importanti capolavori del museo andranno fuori le mura di Roma. Rappresenta orgoglio, rappresenta sostanza, rappresenta anche la forza del museo. Grazie a questa mostra, da marzo potremo esporre per sempre i gioielli che per il momento sono esposti saltuariamente, perché tutte le misure di sicurezza che saranno adottate a Roma ci verranno date in dono e le potremo utilizzare per il museo.